Siamo alla quarta edizione di Shabbat, è un festival che si prefigge sempre con più chiarezza di esplorare i temi dell'interconnessione, della, della collettività che ce la può fare se ragiona e ragiona insieme. Una delle, delle cose che abbiamo voluto fortemente quest'anno anche nell'appuntamento dell'anificio, eh, nella tappa dell'anificio Leo, è stata eh, quella di affrontare il tema del non finito, un, un non finito che nell'architettura del nostro paesaggio ormai è stratificato Abbiamo ospitato una mostra, che, la mostra di Angelo Maggio, che è un uno sguardo molto antropologico su, sulla questione e che ci è servita oggi per poter eh, ehm, approfondire da più punti di vista. Ehm, uno sguardo che va oltre il, il problema. In definitiva eh, ci siamo chiesti come un, un sistema di costruito che è labile, irrisolto, figlio di tante contraddizioni e di una modernità irrisolta. Oggi può diventare come dire, un punto di partenza e di riscatto, paradossalmente. Chiaramente, abbiamo chiesto a chi ha gli strumenti per poterlo fare di impegnarsi, cioè agli architetti che oggi pensiamo possano ricoprire un ruolo eh, oltre la tecnica in questa, in questa grande sfida di una nuova identità e di un nuovo futuro. Per cui ritengo che Shabaka mh, si conferma. Questo, questo luogo di interscambio e speriamo che dal prossimo anno possa ospitare un osservatorio permanente sul tema del non finito e da questo osservatorio costruire proposte concrete per il cambiamento.